Mauro Febbo, presidente della Commissione di Vigilanza Regione Abruzzo. Fatto il governo, a questo punto, D'Alfonso? A questo punto la sua incompatibilità sarà acclarata dal Senato e quindi fra qualche giorno andrà via e lascerà la poltrona che impropriamente sta occupando e che per diverse settimane ha avvelenato un clima che credo non c'era bisogno di avvelenare, con una posizione del tutto illegittima, visto ciò che è successo anche nelle altre regioni dove tutti si sono già dimessi. Il problema delle nomine fatte resta. Come si potrà risolvere in futuro? È una scorrettezza istituzionale che è stata fatta enorme. È chiaro che chi subentrerà si troverà di fronte a una situazione difficile, si troverà il metodo e il modo di porre rimedio. Qualche idea già ce l'abbiamo, qualche soluzione ulteriore la stiamo studiando, vedremo. Un'ultimissima cosa, le elezioni a questo punto, le previsioni quali sono? Ma le previsioni sono fine ottobre, massimo novembre, perché credo che a giorni arriverà finalmente la decadenza e poi si comincerà a ragionare con il Presidente della Corte di Appello per trovare la data, fermo restando che bisogna dare i famosi 120 giorni ai sindaci per potersi dimettere. Quindi siamo a giugno, 120 giorni, arriviamo a ottobre, fine ottobre, massimo inizio novembre.